Ciao ragazzi, bentornati su Crimax Carfishing. Esatto, allora ragazzi, siamo nel box dove nella tana del lupo facciamo self-made e appunto questo video riguarda proprio il self-made. Precedentemente vi abbiamo fatto vedere come siamo partiti e come ci siamo attrezzati fino ad oggi. Come ci siamo evoluti nello step 1, adesso passiamo allo step 2. Esatto, abbiamo avuto la fortuna di acquistare un lotto di riguardante il self-made, ha venuto appunto il materiale da un tester ufficiale e di conseguenza adesso ovviamente avendo acquistato queste cose ci agevolerà moltissimo il lavoro. Adesso vi faremo vedere cosa abbiamo preso. Esatto. E come ci siamo attrezzati, perché abbiamo allungato anche la zona appunto di lavoro, perché appunto per far stare le altre cose abbiamo dovuto un attimo allargarci, che abbiamo rivoluzionato un pochino tutto il discorso banco lavoro, diciamo. E abbiamo trovato anche una cosa una che chicca. Potrebbe risolvere magari qualche problema, come lo ha risolto a noi, magari può risolverlo anche qualcuno di voi. Però vi facciamo vedere tra poco di cosa esatto. Stiamo parlando. Adesso vi facciamo vedere con le prime cose che abbiamo preso e poi esatto. Arriviamo in panino a... Lascerò parlare Christian, perché su queste cose è molto più tecnico di me, quindi io andrò dietro la videocamera e lascerò il campo d'azione a lui. Bene. Allora ragazzi, come vedete abbiamo allungato un po' il tavolo da lavoro, sono un attimino in disordine perché ci stiamo attrezzando per fare più o meno 20 kg di mix di palline che andranno... Questo è il primo pacco che andranno, e poi ce n'è un altro. Esatto, che è qui dentro e che andremo a utilizzare in una prossima sessione, quindi di due giorni. Preparando a questo. Allora, il banco come vedete è stato allungato. Allora, acquisto le tavole da bullaggio, abbiamo trovato queste tavole in legno. Questa del 20 sono tavole vissute, perché comunque le usava un tester, abbiamo detto, ne faceva di bolis, quindi sono tavole comunque che hanno i loro anni anche. Comunque sono scorrevolissime, quindi vedete che scorre benissimo la tavola. La cosa bella è che si fa quantità, quindi qui in una sola volta si riesce a fare veramente un gran bel numero di palline. Sì. Questa del 20 poi abbiamo preso, come vedete lì ragazzi, adesso fai un attimo una... Sì, è un po' in disordine ragazzi. Okay, quindi abbiamo qui, c'erano del 15, del 30, del 16, abbiamo trovato un po' di tavole, più o meno 7-8 sì. Tavole da rullaggio, quindi abbiamo avuto questa fortuna. Qua ci sono le uova. E questo è il discorso di rullatura. Questa ragazzi è veramente la cosa che abbiamo avuto più fortuna di tutte. Sì. L'estrusore della Gebel, l'estrusore da 3 kg, pneumatico. E questo ha due cose, tre cose diciamo, sì. Molto carine. La prima è che appunto si può caricare, come vedete c'ha questa leva che si alza, si svita, poi lo si carica, lo si tira giù. Questo è un regolatore di pressione che ho messo io per regolare la pressione in uscita. E la cosa bella è che si può estrudere con il doppio cono o con il cono singolo. Vediamo sia la ghiera doppia, adesso un attimo che mi è caduta dentro, esci, così. Quindi c'è la ghiera doppia che in questo caso vanno tagliate per farsele stare entrambe, quindi vanno un attimo tagliate, e poi c'è quella singola, come vedete, quindi abbiamo la doppia scelta e qua si va via veloci. Esatto. E questo, vabbè, questo è il tampone che va messo poi qui all'interno per far sì che è il quello mix che praticamente riesca. Spinge il mix. Vi faccio vedere velocemente ragazzi il tubo, eccolo qui. 3 kg di mix e si vede un bambino. Prima eravamo abituati con 300 grammi forse di mix per volta, quindi quando bisogna lavorare per numero, diciamo, oltre che faceva male la mano, perché sai, estrudere anche solo 2-3 kg a mano poi era un po' difficile. E la cosa bella è che invece di avere una pistola c'è la pedaliera, quindi schiacciando questa esce praticamente il mix. Poi adesso vi farò vedere anche dall'immagine, ovviamente, che esatto, cercheremo di fare una ripresa a doppio schermo, esatto. Dove da una parte c'è Christian che preme il pedale e dall'altra i salsicciotti che vengono fuori. Esattamente, quindi vedrete un po' tutto il discorso. Quindi estrusore molto comodo, devo dire, questa cosa qui noi l'abbiamo già provato e veramente ragazzi è stata una mano al cielo, ci ha veramente salvato molto a livello di tempistiche soprattutto. Eh beh sì, perché per fare 20 kg, se andavamo avanti come prima 300 grammi al colpo, era un po' dura.
Bene ragazzi, quindi tavole, estrusore e adesso veniamo a noi. Questo. Allora ragazzi, questo è un compressore. Io non so quanti di voi conoscano questo compressore. Non so se in realtà sia un compressore che conoscete, se sia venduto... Sì, qua ci riferiamo un attimo a quelle persone che sono un po' più avanti nel self-made. Esatto. Che non stanno iniziando ma che già... Ma anche per chi inizia, ti dirò la verità, noi questo qui l'abbiamo preso per il più semplice motivo. Allora, ho avuto la fortuna tramite una ferramenta che conosco. Allora, è un estrusore da, non mi ricordo se 8 litri mi sembra. 8 litri, Cristian, 8 litri. La cosa bella di questo estrusore qui è 59 che fuori, decibel. Vi faccio vedere... La scatola, eccola qui. Noi non vi diciamo le cazzate. Si chiama Eco Silent proprio perché è silenzioso. Butta fuori 59 decibel, quindi adesso io sto parlando, quindi dovrebbe fare praticamente lo stesso rumore. Sì, infatti c'è scritto intensità sonora paragonabile alla voce umana. Esatto, quindi arriva tranquillamente a 8 bar di pressione. E la cosa bella è che chi è in un contesto come noi, quindi in una palazzina dove noi siamo un seminterrato, dove c'è rimbombo, quindi c'è un bel rumore sottofondo, ecco, questo risolve molti problemi perché non si sente, si sente veramente poco. Adesso noi vi faremo sentire come si sente. Ovvio, la telecamera, ragazzi, prende l'audio in Dolby, quindi amplifica tanto, amplifica un po' il rumore. Io proverò a uscire e vi farò vedere, appunto, sentire più che altro sì, la differenza. Però vi garantisco che siamo a un decimo del rumore di un normale compressore. Che non è attaccato. Carico. No, è scarico. Ah, ok. Bisogna scaricarlo un attimo. Comunque adesso vi facciamo sentire, ragazzi, quanto rumore fa. E basta, questo ci è stato veramente, veramente utile. Sì, veramente sì, utile, perché appunto qui non possiamo fare rumore. Quindi... facendo boveless a ore serali, quindi perché quello è il tempo che abbiamo. E una cosa, Cri, che mi ricordo perché me l'hai detta, questo compressore non usa olio. Sì, ecco, non necessita di olio, quindi non c'è bisogno di manutentarlo, non c'è bisogno di fare niente. Quindi lo usate tranquillamente come un normale compressore, c'è la leva per accenarlo e spegnerlo, c'è lo sfiato dell'aria sotto una volta che avete finito di usarlo, e ha un innesto rapido, che vedete qui, come qualsiasi altro... estrusore, agli attacchi rapidi e basta. Ragazzi, veramente questo compressore è stata una mano del cielo assieme all'estrusore, perché non fa rumore e ci permette di fare il mix a ore tarde. Bene, io non andrei avanti ancora tanto, adesso vi ho fatto vedere un po' cosa abbiamo preso e adesso facciamo un mix e vi facciamo vedere qualche immagine, insomma. Esatto. Del lavoro. Bene ragazzi, buona visione. Allora, vediamo Max che sta aggiungendo le farine. Prima la parte liquida, uova, aroma, eccetera, e poi pian piano aggiungiamo le farine. Prossimo acquisto, ragazzi, sarà una planetaria. Momentaneamente abbiamo questa che finora ha sempre fatto il suo lavoro. Giusto? Giustissimo. Andiamo ad aggiungere il mixer, carichiamo l'estrusore, siamo tutto e via.
Allora adesso vi faccio sentire quanto rumore fa il compressore. Ora l'avete visto funzionare, quindi riesce tranquillamente a far andare un estrusore da 3 kg. E adesso cerco di farvi sentire il rumore, però ho bisogno che mi dai una mano un attimo. Sì, Max. Io stop se vuoi. Allora, fallo partire. Mi metto qui un attimo, dovete tener conto che il rumore qui è amplificato, ragazzi. Quindi, no, fallo partire, proprio schiaccia il pedale, fallo andare. In maniera che parta un attimo, devi stare lì con le manine, però viene fuori la roba. Ah, c'è il mix? Sì, c'è il mix. Ecco, adesso ragazzi sta andando, io sto parlando e nel frattempo il compressore sta funzionando. Vedete che anche se sta caricando, non compromette l'utilizzo comunque dell'estrusore. Adesso io esco, vi faccio vedere ragazzi, esco e vi faccio sentire il rumore. Ecco, adesso sono fuori dal box, vedete siamo in un box normalissimo e io sto parlando, nel frattempo dentro il compressore sta funzionando. Adesso sto zitto così vediamo. Parla Max. Sono qua, ecco, giusto per darvi un'idea della differenza tra le voci e il compressore. Siamo in un contesto condominiale, ragazzi, quindi vedete non possiamo fare rumore, assolutamente, il minimo indispensabile, insomma, quindi lui sta continuando a funzionare, intanto. Quindi avrete capito che il rumore è veramente minimo. Adesso, ovvio, mi sto avvicinando, quindi aumenta, ma veramente, ragazzi, non fa assolutissimamente rumore. Però, nel frattempo vi faccio vedere anche sotto. Stiamo usando la tavola piccola, ragazzi, perché volevamo fare da 18, quindi per quello abbiamo utilizzato questa tavola. Non so, Max stava preparando
belle strisce, c'è dell'altro mix e si va avanti. Ne abbiamo ancora un po' da lavorare. Finito, voilà, abbiamo estruso ragazzi un 2 kg di mix in quanto? Un minuto, il tempo che avete visto nel video. Non ho skippato. E non dovete skippare nemmeno voi. Io intanto ritorno al mio mestiere, ovvero impastare. Che questa sera anche Max si da dentro con l'impastatrice. Che per iniziare ragazzi, questa è veramente ottima. Se Olio. Riusciamo, lasciamo il link in descrizione della, sì, dell'impastatrice. Ok. Perché comunque l'abbiamo comprata su Amazon prima, esatto, si può dire. A un prezzo direi basso rispetto a quello che dà. Sì. Allora ragazzi, faccio vedere. Sono 3 kg e 200 più o meno di mix che vanno tutti dentro l'estrusore. Eccoli qua. Cambia molto avere un amico così che ti aiuta. Sicuramente quelli di voi che sono già più esperti nel settore e lo fanno da più anni, noi sicuramente lo sanno già. Noi ovviamente parliamo per chi sta cominciando, per chi è come nella nostra situazione dove ha già cominciato a fare l'esperienza self-made e si sta evolvendo pian piano col passare del tempo sempre più con accessori utili. Bene, la serata va avanti, siamo a più di metà del lavoro. 3 kg e abbiamo finito. Gli ultimi 3 kg, poi ragazzi abbiamo fatto 20 kg di mix, quindi ancora si va avanti. Bene. Allora ragazzi, serata finita e questa è l'ultima delle 4 che abbiamo pronte. Dentro ci saranno 5 kg di mix per ogni piano. Niente, diciamo che avere l'attrezzatura giusta ti dà veramente una marcia in più, o no, Cri? Sì, come ho detto prima ragazzi, avere comunque dell'attrezzatura che ti fa guadagnare tempo e ti fa far meno fatica sicuramente. Guardate qua che roba, perfette. Come avete visto dal video, avere un estrusore come questo che ti dà la possibilità di estrudere 2 sassicciotti alla volta ti fa risparmiare non so quanto tempo, perché vi ricordate con la pistola a mano, cioè dura. Era dura. Adesso avere un qualcosa di pneumatico con dietro un buon compressore è tutta un'altra cosa. Se poi hai un buon mix sotto anche da pastura, cioè abbiamo fatto in 2 ore e mezza, sì, 20 kg di roba. Prima per fare 5 kg ci avremmo messo 6 ore, perché l'estrusore era piccolino, non avevamo un compressore che dava potenza, ma andava tutto a polso, quindi niente, un mondo diverso ragazzi, un mondo diverso che però ci si arriva passo per passo, perché io e Christian le cose le abbiamo sempre fatto passo per passo, quindi siamo partiti dalle mani, siamo arrivati con delle pistoline e adesso ci siamo allargati. Però il consiglio come al solito è uno step alla volta. Anche perché ve la godete un po' di più ragazzi così. Vi rimostro un attimo l'estrusore, che ormai ha finito il suo lavoro per questa sera. Il compressorino che vi dicevo ragazzi, se ve lo mostro. Sì, ve lo mostro un po' meglio. E vi ripeto ragazzi, compressore che non va con l'olio, quindi non c'è bisogno di cambiargli l'olio, avere la preoccupazione di doverlo cambiare, eccetera. Silenziosissimo. E ripeto, questo ragazzi è un estrusore pneumatico da 3 kg e non ha avuto nessun problema, quindi la sveglia, quindi molto bene. La sveglia Max è a posto, quindi puoi toglierle. Sì, l'ho tolte, ho messo già le altre.
Ed ecco l'ultima partita. Pronte? Belle fumanti. Finito. Quattro cassette piene, 20 kg di roba. Eccoci qua ragazzi, allora, serata finita. Adesso vi facciamo vedere il risultato veloce. Sono quattro cassette più o meno da 5 kg l'una e niente, siamo stanchi, però è un altro lavorare. Ne vale la pena. Sì, avere gli strumenti necessari per affrontare un livello massiccio di preparazione di boilers. Poi 20 kg magari sono niente, perché c'è chi ne fa 100, ragazzi, però noi dobbiamo affrontare una sessione e abbiamo deciso di prepararci una ventina di chili di mix. Sì, sì, però non sappiamo neanche se poi lo utilizzeremo tutti, quindi esatto. Perché non è che andiamo su un fiume che magari come una portata come il Sile ce ne vogliono anche 50 probabilmente di chili, se non di più. Quindi noi per due giorni abbiamo pensato più o meno 10 kg al giorno, 5 kg io, 5 kg lui, sono anche pochi forse, però conditi con un po' di mais non dovremmo essere proprio fuori pastura, diciamo, qualcosa faremo anche noi. Ecco, come avete sentito è passata la macchina, quindi a maggior ragione ricordo il compressore di cui parlava Cristian prima. Un attimo, siamo in un box, siamo in uno scantinato, quindi le ore adesso sono tardi. Cristian farà vedere l'ora. Che ore abbiamo fatto? Faccio vedere ragazzi. Cos'è? Mezzanotte? Mezzanotte 18. Sì, ok, il compressore è andato fino a un'ora fa, quindi fino alle 11.20, perché nell'ultima ora abbiamo fatto cottura. Nessuno si è venuto a lamentare, quindi ripeto, è stata veramente una cosa, un ottimo acquisto. Sì, infatti, quindi il fatto di avere un compressore che ci permette e vi permette di lavorare anche in queste ore, adesso non so quanti di voi siano nelle nostre condizioni, quindi a dover fare boilers alla sera ore qui, credo non siamo gli unici. No, non penso. Anche sentendo un po' magari ecco i ragazzini che si stanno approcciando adesso, quelli un po' più giovani, hanno il sabato e la domenica magari a casa da scuola, si cimentano, certo. I pomeriggi, finito di studiare. Altri invece come noi, un po' più anzianotti, lavorano durante la settimana, quindi o lo fanno sabato per i giorni dopo, però ti toglie un po' tempo alla sessione, esatto. O se no come noi lo fanno in settimana alla sera per poi procedere alla pasturazione preventiva, esatto. O nella pesata. Esatto. Quindi avete visto, vi abbiamo fatto vedere varie lavorazioni, dall'impasto all'estrusione, avete visto come lavora l'estrusore, avete visto appunto tutta la fase. Vi ripeto, abbiamo deciso di usare la tavola da 18 perché abbiamo deciso di fare del 18, una misura che non abbiamo mai trovato, abbiamo deciso di provare. Sì, per fare come vuole. Esatto, poi anche perché innescheremo 16-20, quindi sì, sì. Per non fare una cosa né grande né piccola siamo stati un po' su una via di mezzo. Certo. E niente ragazzi, quindi avete visto un po' tutto. Noi vi ricordiamo sempre una cosa molto importante che magari per chi è già del settore, già più esperto, lo sa già. Ecco ragazzi, vi ricordo che questo non è un giocattolo, no, è pericoloso se non va usato. Va con l'aria compressa, l'altra volta abbiamo fatto una piccola nozione riguardo il gas, ora la facciamo su questo qui. Sì. Ecco, questo è ancora l'aria compressa, ragazzi, è una brutta bestia, arma di distruzione, è pericolosa. E invito a tutti i ragazzi che in questo momento stanno guardando questo video di avere molta prudenza. Se avete dubbi con qualcuno, chiamate qualcuno magari che sa usare, oppure magari che ha qualche nozione, insomma, in base a... Sì, sì, perché è pericoloso, ragazzi. Vi faccio un esempio: se adesso io metto qui un chilo di mix e di qui ho un vuoto e nel cono, se qui vi resta un po' di mix precedente, quando voi andate a schiacciare e parte, vi parte una cannonata che non avete la minima idea. Parte lo spavento. Esatto, quindi da panico, perché fa proprio un boato. Quindi vi invito ragazzi a fare molta attenzione, non solo i ragazzi, perché i ragazzi tutti è pericoloso. A maggior ragione chi decide di comprarlo e non sa come si usa, mi raccomando. Ecco, non è una cosa banale, non è da scherzare. Questo è stato una piccola premessa, esatto. Che
ci siamo sentiti di fare, visto che le proviamo in prima persona le cose e siamo sempre stati onesti e diretti, quindi... Sì, 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 sì. No, sulla sicurezza in primis, se no lasciate stare e si fa una mano. Bene ragazzi, allora detto questo, adesso noi siamo stanchissimi. Sì, si vede, penso anche. Arriviamo comunque da lavoro, quindi siamo un po' provati dalla giornata. E niente, quindi adesso fate le boles, le proveremo in sessione. Vediamo se danno i suoi frutti. Esatto. Noi... Più che altro, adesso poi vado veloce, abbiamo voluto provare a fare una pasturazione di boilers per vedere di aumentare la taglia. Ecco, cerchiamo la carpa di taglia, anche perché non andremo a posturare preventivamente, perché la sessione verrà effettuata in un lago, quindi noi ce le portiamo, ovviamente poi ripeto, magari andiamo anche 10 kg, sì. Magari 5, non ci hanno sempre detto che se si pastura con boilers puoi riuscire a fare carpe di taglia maggiore, si fa una invece selezione. Che pasturare col mais. Proviamo anche questo ragazzi, noi ci proviamo, via. Facciamo una piccola selezione e vediamo se questa volta riesce. Bene. Bene ragazzi, speriamo che questo video sia stato utile, non abbiamo parlato molto durante il video perché abbiamo preferito far vedere qualche immagine. Tanto avete già visto tante volte farci le boilers. Vi diamo appuntamento al prossimo video, restate sempre sintonizzati con Climax e come al solito ragazzi vi auguriamo tante belle cose. Ciao!